Buongiorno. Ah, così? Io? Ah! Andrea, però basta. Come si chiama tuo nonno? Beniamino. Cosa significa essere nonno? Essere nonno è una cosa bellissima. Come lo disegneresti? Sportivo, perché lui ha fatto il giocatore, che è il portiere. Il portiere? Il portiere più forte nella storia del Milan? Dita. Beh, il nonno può dire portieri come Albertusi, Buffon. Cosa fa tuo nonno di lavoro? Allena i portieri del Milan. Della primavera. Cosa significa lavorare con i ragazzi del settore giovanile? È la cosa più bella che possa esistere, perché prima di tutto mi fanno sentire giovane anche a me. Quando sono a San Siro mi sento chiamare mister, e rivedo ragazzi di 4-5 anni fa che si ricordano ancora di me, quella è un'emozione che è indescrivibile. Come descriveresti tuo nonno? Nonno. Come ti immagini da vecchio? Io? Brutto. Se fosse un supereroe, che supereroe sarebbe tuo nonno? Spermine. Perché fai il portiere. Tifi Milan da quanto tempo? Da tantissimo, da 30 anni. Perché tifi Milan? Mio papà gioca del Milan. E il nonno lavora? Del Milan. Il tuo giocatore preferito del Milan? Donnarumma. Gigi Donnarumma. Il giocatore più forte nella storia del Milan? Cevchenko. Partiamo dagli anni addietro, da Rivera, Schiaffino. Raccontaci il giorno in cui sei diventato nonno per la prima volta e le emozioni di ogni nipote nato. Un sabato, mi ricordo benissimo, che ero impegnato anche col campionato primavera, dovevamo giocare proprio a Bergamo. E mi ricordo bene che durante la partita avevo sempre il cellulare in mano, aspettavo questa telefonata da parte di mia moglie. È nato. Poi finché è nato al di sera fu una gioia immensa. Ma la gioia è immensa anche con Andrea, mi ricordo. Che era a maggio, era un torneo Ostuni, tornai il giorno prima che doveva nascere. Sono amori troppo belli. Cosa significa il concetto di famiglia? Giocare insieme ai nonni, alla nonna, al papà, ai fratellini. Ragazzi, finito? Come è andata l'intervista con loro? Andata bene, dai. Andiamo a cena? Sono stati bravi. Allora ne approfittiamo per fare gli auguri a tutti i nonni, soprattutto a tutti i nonni milanisti. Forza Milan!